Cambia la traduzione del Padre Nostro, ma non è l'unico cambiamento del Messale. Siamo con Monsignor Davide Milani per parlare di questi cambiamenti e anche per spiegarli a chi ci sta guardando. Non è una decisione arbitraria e la liturgia è, come dice il termine, qualcosa che si fa, cioè è una espressione della fede che comporta un'azione da compiere, un'azione di culto, un'azione simbolica rispetto alla vita. E la vita è in evoluzione. La tradizione liturgica, ci consegna un patrimonio, in questo caso celebrativo, che siamo chiamati a rendere sempre vivo. Il culto non è un'invenzione dell'uomo, non è l'uomo che ha inventato la messa, altrimenti l'avremmo resa moderna, l'avremmo adeguata ai canoni comunicativi. Al centro c'è il dono di Gesù Cristo, il sacramento, il dono che Gesù fa della sua vita. Noi siamo chiamati a salvaguardare questo centro, ma siamo appunto chiamati anche a continuare a riflettere sul senso della liturgia. Ecco allora che si è compreso come alcune traduzioni dal latino all'italiano si siano rivelate imprecise, imperfette. E in questo nuovo messale che anche la Chiesa ambrosiana recepisce con il rito ambrosiano, che è differente dal rito romano, si va appunto ad accogliere queste precisioni nelle traduzioni. L'adeguamento avviene anzitutto sul rito romano, che domenica scorsa ha cominciato l'avvento, e la Chiesa ambrosiana, che ha un rito proprio, ma che sta dentro la comunione della Chiesa universale, all'inizio della terza domenica di avvento, accoglie queste modifiche. Parlavamo di traduzioni, ma non ci sono solo nel nuovo messale. Per il rito ambrosiano è un po' improprio parlare di nuovo messale, perché in realtà si è andato a lavorare solo su un'addenda. Il nuovo Messale Ambrosiano è un progetto, dicono, dalla diocesi che si sta compiendo ancora, che arriverà a compimento nei prossimi anni. E questo appunto nuovo Messale, secondo il rito romano che la Chiesa Ambrosiana recepisce, contiene alcune nuove traduzioni, le citava già il Padre Nostro, il Gloria, alcune espressioni delle preghiere eucaristiche, della preghiera eucaristica seconda, con l'aggiunta appunto della rugiada dello Spirito, un'espressione molto poetica e molto efficace, la preghiera eucaristica terza, ma qui siamo nel campo di alcuni tecnicismi, ma che appunto i fedeli poi impareranno a riconoscere, si accolgono nel messale anche le cosiddette preghiere eucaristiche svizzere, tre preghiere eucaristiche, alcune preghiere eucaristiche molto belle, che prima non potevano essere usate, che invece adesso entrano a far parte del patrimonio celebrativo anche della Chiesa ambrosiana. E quindi già da ora possiamo dire che questa nuova traduzione non c'è più, non ci indurre in tentazione perché cambia proprio il testo e sono grandi modifiche per un fedele, no? Sì, beh, c'è consapevolezza da parte di chi ha lavorato a questa nuova traduzione che toccare la formulazione del Padre Nostro non è una cosa da poco, ecco, per tanti motivi. Primo perché è la preghiera che tutti sanno, che tutti recitano, e soprattutto perché il Vangelo ci fa vedere com'è la preghiera di Gesù, la preghiera che appunto Gesù stesso ha insegnato. Quando pregate, non sprecate le parole, dice Gesù nel Vangelo, ma dite Padre Nostro. Quindi andare a lavorare su quelle parole ha un aspetto molto centrale. Però anche qui, a volte tradurre un po' tradire, il lavoro che è stato fatto è quello di andare al senso del significato. Tutti sanno, spero, che appunto il padre non è uno che induce alla tentazione, come diceva la formulazione del Padre Nostro, cioè non è un Dio che gioca con noi, che ci vuole ingannare per sorvegliarci e vedere se davanti alla tentazione noi cediamo meno, quindi il padre non è maligno. E la nuova traduzione che appunto si esprime con non abbandonarci alla tentazione lascia capire chiaramente che purtroppo la tentazione c'è, esiste, il male ci tenta con le sue false promesse senza futuro. E Dio ci soccorre per fare in modo che nella tentazione non soccombiamo, salvaguardando la nostra libertà.
Bene, grazie anche per le spiegazioni. Parliamo di una cosa un po' più pratica, la messa di Natale. C'è un coprifuoco e quindi andrà anticipata. Questa sera arriveranno tutte le informazioni dal governo per i giorni di Natale, però vi siete già portati avanti. Sì, permetta di dire che sono un po' irritato, ecco, nel sentire che ci sono fior di ministri, sottosegretari, politici, virologi, che si esprimono con un senso di paternalismo che appunto mi sembra fuori luogo e ci dicono che vogliono salvare il Natale. Ecco, a salvare il Natale ci ha già pensato Gesù Cristo, quindi il Natale si salva da solo, la storia la salva Gesù Cristo, abbiamo bisogno del lavoro dei politici, li ringraziamo per quello che stanno facendo, non è un momento facile, è inedito, abbiamo bisogno del lavoro dei virologi, è fondamentale, però come si dice dalle nostre parti, uffe lei falto mestè, cioè ognuno deve mettere in gioco la propria competenza nel proprio settore, poi siamo tutti cittadini e siamo chiamati a particolare. In particolare a collaborare per il bene comune. Ecco, quindi il cristiano sa bene che la messa di mezzanotte non è un dogma che inizia a mezzanotte. Il Papa stesso da anni ha cambiato l'orario delle celebrazioni. Io stesso sono 3 anni che sono Natale, ecco, questo è il mio terzo Natale qui, inizio a celebrare messa di Natale alle 18 del giorno prima. Ecco, ridurre il senso cristiano del Natale, la celebrazione al dogma di celebrare a mezzanotte vuol dire inconsapevolmente, spero, banalizzare, ridicolizzare il Natale dei cristiani. Quindi benvengano tutte le indicazioni per contenere il pericolo dei contagi anche nel giorno di Natale. I cristiani però sanno essere ligi ai doveri che gli competono, alle indicazioni che sono state date. Abbiamo ripreso le celebrazioni e facciamo di più per celebrare in sicurezza di quello che ci viene chiesto. Quindi, per concludere, se ci sarà coprifuoco, come verrà annunciato questa sera dal Presidente del Consiglio, ci adegueremo e celebreremo all'ultima ora possibile che ci è dato di celebrare, senza strepiti. Vorrei però che passasse il senso del Natale. Non siamo abbandonati nella prova, nella disperazione, in questo momento difficile. Dio visita la nostra storia e la redime e ci salva. Noi ci preoccupiamo per la salute, e questa è una cosa grande, ma dobbiamo imparare anche a preoccuparci della salvezza, cioè di salvare la nostra vita, non solamente di preservarci dal contagio. Grazie allora, Monsignor Davide Milani, per le spiegazioni per questo Natale che sta per arrivare, non manca molto.